Allora, buongiorno a tutti, iniziamo subito i lavori della sesta commissione, chiaramente diciamo, ce li siamo fatti già in privato, li facciamo anche pubblicamente, auguri a tutte le donne, che non sia diciamo, solo oggi un giorno di festa, ma che poi ogni giorno sia un giorno di festa e di onore e di rispetto. E di opportunità. E di opportunità, benissimo. Inizio subito con i lavori e direi di passare, visto che abbiamo anche il numero legale, all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti e poi entriamo sul punto all'ordine del giorno. C'è da approvare il verbale numero 77, che era audizione richiesta dalla consigliera Parchitelli riguardo gli interventi regionali sulle settimane sante pugliesi, e l'audizione richiesta da me, diciamo da tutta la commissione, della consigliera delegata e del direttore Dipartimento Cultura in merito alla programmazione regionale per l'anno 2023. Se non ci sono pareri contrari, io darei approvato il verbale all'unanimità. Il verbale 78 invece riguardava gli ex lavoratori somministrati presso l'ARPAL, PAS laureati 2022 e il progetto GOL. Questo era del 25 gennaio 2023 alle ore 10. Anche su questo, se non ci sono pareri contrari o astensioni, approvato l'unanimità. Verbale 79, audizione richiesta ai consiglieri Picaro, Caroli e Perrini in merito al rifinanziamento PAS laureati 2022, era la seduta del 1 febbraio 2023. Come l'altro approvato all'unanimità. Quindi abbiamo già finito con i verbali. Passiamo subito, diciamo, al punto all'ordine del giorno, che è finalmente la legge sulla cultura bandistica pugliese. Faccio solo una breve premessa e poi lascio la parola a voi. Chiaramente abbiamo inaugurato un percorso diverso, partendo da una bozza portata qui in commissione e poi condivisa con tutti i colleghi commissari e con la consigliera delegata insieme al direttore Dipartimento Cultura. Questa bozza ha visto, diciamo, i nostri apporti e gli apporti anche di ulteriori elementi esterni, direttori di conservatorio, associazioni, bande e altri, diciamo, che non vorrei dimenticare, ma è stata molto partecipata con tantissime audizioni e tutti coloro che hanno chiesto di essere auditi lo sono stati e hanno apportato, diciamo, dei correttivi, delle integrazioni, delle migliorie alla stessa norma. La norma è pronta, abbiamo, diciamo, sia il parere tecnico normativo, sia il parere finanziario, che è quello che ci mancava, quindi con una copertura annuale pari a 500.000 euro per i prossimi 3 anni, quindi una dotazione importante di 1,5 milioni di euro per le nostre bande. Parliamo dagli studi che abbiamo fatto di 117 bande attualmente esistenti, quindi anche con un ritorno disseminato su tutte le province è un ritorno importante. L'abbiamo incastonata, come sapete meglio di me, nella 17-2013, proprio per la valenza che vogliamo dare, quindi patrimonio culturale immateriale, e questo ci permette anche un domani di sfruttare ulteriori finanziamenti che potranno essere quelli derivanti dai fondi strutturali europei. Nei vari interventi abbiamo previsto un po' tutto con le integrazioni che sono state fatte anche qui in commissione, abbiamo previsto il museo diffuso. Adesso, dopo questa fase, diciamo, dopo il passaggio in commissione, si andrà in consiglio, io spero che venga approvata all'unanimità come il lavoro che è stato fatto qui, e poi ci sarà da fare il regolamento dove, diciamo, pensare all'inventario delle bande e ai successivi criteri di premialità che sono stati già discussi qui e che ritorneranno, perché anche intenzione della consigliera delegata, e così come è scritto nella norma, è quella che la commissione non esaurisca la sua funzione nell'atto di presentazione della stessa norma, ma che ci sia un continuo cooperare sulla stessa norma e anche vagliare le potenzialità, se ci sono dei difetti, degli accorgimenti appunto da produrre. Quindi sarà un lavoro continuo che andremo a fare. Chiudo velocemente. Io penso, diciamo, tutto è partito dal concetto di arte democratica, cioè la banda per tutti noi, diciamo, che abitiamo questo territorio, è stato diciamo, un elemento di uguaglianza sociale, perché nella banda, diciamo, il maestro di banda lo frequentavano un po' tutti, soprattutto chi non poteva permettersi poi una carriera
musicale mediante i vari passaggi istituzionali, e quindi permetteva a coloro che avevano anche altri lavori poi nel pomeriggio di andare al maestro di banda e continuare quell'attività. Ma non solo per coloro che hanno prodotto arte e musica, ma anche per coloro che ne hanno usufruito. Si dice che la banda sia arrivata laddove il teatro, i libri, la scuola non è mai arrivata, sugli usci delle case nei dì di festa. Quindi questo è un po' il senso, e si riconnette anche con la nostra storia, il fatto degli agricoltori in religioso silenzio ad ascoltare musica e riconoscere al primo colpo di bacchetta un Verdi da un Leoncavallo. Io penso che il lavoro che è stato fatto sia un lavoro importante, un lavoro che poi rimanga in maniera strutturale e su un settore che rischiavamo di perdere, che era sfilacciato, era un po' dilaniato, e le condizioni delle bande le conosciamo tutti, perché molti di noi sono stati anche amministratori locali e quindi sanno benissimo di cosa parliamo. È un lavoro importante che abbiamo fatto, adesso è un atto, un ulteriore passaggio chiaramente, non ci sarà un atto conclusivo neanche in consiglio per quello che abbiamo detto dopo, perché ci sarà un continuum, un lavoro mai finito su questo, però segniamo un passo importante. Quindi mi sentivo, diciamo, di ringraziare tutti, perché è stato scritto davvero dalle menti, dalle mani, dai cuori, dalla passione diciamo, di tante persone, e oggi c'è quest'atto, questo passaggio importante, quindi davvero vi ringrazio. Faccio poi un passaggio ulteriormente tecnico, ci sono degli emendamenti, questi emendamenti sono degli emendamenti, diciamo, più che altro tecnici per stilistici per quanto riguarda la scrittura, il drafting, giusto? Ho detto bene, altro. Il drafting, quindi sono stati, diciamo, redatti nuovamente, e l'unica variante che c'è e che voglio condividere con voi, con la consigliera delegata, mi sono permesso di disturbarla ieri per condividere questo emendamento, questa variante, è una richiesta che ci viene di sostituire il termine bande da giro con bande della tradizione pugliese. È un termine che potrebbe essere forse meno identificativo, ma maggiormente inclusivo, e dal lavoro, diciamo, che è stato fatto, quelle 117 bande non sono tutte bande da giro, quindi rischieremo di limitare anche l'impatto che questa legge può avere poi se ci limitiamo alle bande da giro. È un modo per tenere dentro altre esperienze anche storicamente importanti, perché ci sono bande che non sono definite da giro ma che hanno tradizione storica in Puglia, e secondo me questo emendamento, questo cambio può essere fatto. A noi cambia poco a livello di normativa perché tutti i contenuti rimangono, ma significa allargare ancora di più a quelle che sono le, come dicevi all'inizio, no? Grazie, le possibilità, le potenzialità di questa norma. Quindi questi emendamenti chiaramente io vi chiederei, se siete d'accordo, io mi sono permesso di firmarli, che li firmiamo tutti, in modo che siano, come è stata la legge, condivisa anche fino all'ultimo con questi emendamenti, e poi procederemo all'approvazione successivamente. Io adesso mi taccio, lascio la parola alla consigliera delegata Grazia Di Bari, che ringrazio sempre per la presenza continua che ci ha garantito in commissione e per l'apporto di studio e di approfondimento, e poi ai commissari e ai colleghi che vogliano intervenire. Prego, consigliera. Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Sono io che ringrazio te, Presidente, perché non era scontato il mio coinvolgimento rispetto all'approvazione di questa legge, visto che insomma era già incardinata in commissione quando io ho ricevuto la delega, per cui veramente per me è stato molto importante. Grazie. Ringrazio anche tutti i commissari per aver insomma lavorato proficuamente a questa norma, che vi garantisco essere attesa sia da chi fa parte delle bande, ma anche e soprattutto delle amministrazioni, anche perché non stiamo parlando di una legge vuota, ma di una legge che ha in sé una dotazione finanziaria molto importante, che va a tutelare veramente quelle che sono le nostre tradizioni. Io settimana scorsa sono stata a San Severo, dove si festeggiava il compleanno di un'associazione bandistica arrivata
arrivata ormai al suo 55esimo compleanno e vi posso garantire che il teatro era gremito di persone. Veramente si crea intorno alla banda un senso di comunità, che è il senso che tutti quanti noi vorremmo avere all'interno dei nostri comuni, e anche attraverso appunto questo riconoscimento, secondo me, riusciamo ad andare a, come dire, a sollecitare questo tipo di solidarietà e di appartenenza. Oltretutto, a San Severo fanno una cosa bellissima. Prima hai detto bene che chi si avvicina alle bande molto spesso è chi non ha avuto la possibilità in altri modi, perché comunque avere uno strumento musicale, poter fare delle ore di musica richiede insomma delle risorse economiche abbastanza importanti. A San Severo, il comune di San Severo, il sindaco insieme all'assessore alla cultura dà ad ogni ragazzo dalla quinta elementare in poi uno strumento musicale e delle ore con il maestro della banda musicale di San Severo. Guardate, è veramente una cosa bellissima questa, perché è stato studiato anche da un punto di vista scientifico che l'approccio alla musica aiuta non soltanto a creare appunto socialità, ma aiuta i nostri ragazzi a sviluppare determinate attitudini intellettive che diversamente non sarebbero insomma attivate. La musica sta diventando centrale anche per quanto riguarda i programmi scolastici. Finalmente con il Ministero nella scorsa legislatura è stato approvato un decreto che prevede appunto l'introduzione dello studio della musica all'interno del programma scolastico, al pari della matematica, della grammatica, dell'italiano, della matematica. Quindi veramente si sta riscoprendo un mondo che rischiavamo che andasse perso, come detto bene. Oltretutto anche gli stessi contadini, grazie alle bande, appunto hanno avuto quel tipo di cultura, e rischiavamo veramente di andare a perdere non soltanto questa parte della nostra storia, come anche di spartiti. La legge prevede anche questo, il poter finalmente digitalizzare gli spartiti e quindi la musica, e quindi andare a preservare anche quel tipo di, insomma, di patrimonio culturale e materiale importante per la nostra storia. Quindi oggi veramente è un giorno di festa per tantissimi motivi, ma soprattutto perché diamo alla Puglia questo importante riconoscimento. Quindi veramente dobbiamo essere tutti quanti orgogliosi del lavoro che è stato fatto. Grazie. Grazie consigliera. Ci sono altri interventi? Prego, collega Parchitelli. Grazie. Oggi concludiamo un percorso importante, non mi vengono in mente i nostri primi appuntamenti, le nostre prime audizioni, i nostri primi confronti, tutti a distanza, pieno periodo pandemico. Sognavamo, si sognava di uscirne, si sognava di ritornare alle feste patronali, di ritornare ad ascoltare le nostre bande. La vedevamo una cosa lontana, non so se vi ricordate tutti quanti quei momenti, sognavamo, dicevamo chissà. Oggi siamo arrivati al punto insomma di conclusione, e questa legge è straordinaria non soltanto per quello che racchiude, ovvero diamo valore alle nostre tradizioni, e attraverso una legge cristallizziamo il fatto che noi crediamo che le nostre tradizioni siano il vero patrimonio culturale della nostra regione, apprezzato non soltanto da noi, apprezzato nel mondo. Dobbiamo essere conseguenziali, nel senso che è stato bello il contenuto, è stato bello il metodo di condivisione totale con gli addetti ai lavori. Come le altre leggi che noi facciamo, questa prevede un regolamento attuativo, un regolamento che mi piacerebbe continuasse nel solco della condivisione, e sono certa insomma di avere la disponibilità della consigliera delegata e di tutti i colleghi in quest'ottica. Buongiorno a te.
E niente, grande soddisfazione. Ho fatto personalmente tantissimi incontri tematici con gli addetti ai lavori, i quali ci hanno espresso grande apprezzamento per il lavoro fatto. Anche l'emendamento presentato oggi, che modifica la denominazione, ritengo sia opportuno, perché è stato elemento che è stato sollevato più volte. Quindi concludiamo un percorso importante e complimenti a tutti noi, sia per la legge sia per questo metodo di partecipazione e di condivisione che abbiamo messo in campo. Approfitto, come al solito, della presenza della nostra consigliera delegata per sollecitare il regolamento attuativo della legge sui riti della Settimana Santa, perché anche quello è un altro elemento di valorizzazione delle nostre tradizioni, così come dobbiamo portare avanti l'impegno di proseguire nei lavori della legge per la valorizzazione delle nostre feste patronali. E per il momento chiudiamo qui. Grazie Lucia. Sarà, diciamo, un impegno che abbiamo preso. Appena chiudevamo questa iniziavamo lo stesso percorso per le feste patronali, e quindi sarà il prossimo passaggio. Sì. Chiedo scusa, Presidente, parlate sempre al microfono e il Presidente deve dare sì. la parola, altrimenti nello streaming non... Prego, collega Caroli, prego. All'articolo 2, l'emendamento aggiuntivo, all'articolo 3, il repertorio musicale della banda da gira è caratterizzato da trascrizioni di antologie, operistiche, sinfonie, marce sinfoniche, musiche religiose eseguite in forma itinerante, soprattutto in occasione delle feste patronali, se fosse possibile, e processioni collegate ai riti della Settimana Santa. Punto 3. In occasione delle feste patronali. Quindi, se fosse possibile aggiungere subito dopo feste patronali, processioni collegate ai riti della Settimana Santa. Siccome poi ci diranno i vari parroci, No, se hai già l'emendamento, consigliere Caroli, correggilo. Possiamo aggiungerlo direttamente. Lo scrivo io. Ah, sì. Ok. È inutile fare prima un emendamento. Abbiamo già firmato quelli, dottoressa. No, quelli già firmati. Se siamo tutti d'accordo, lo aggiungiamo. Sì, sì. Tanto. Perfetto, allora aggiungilo. La musica sacra, classica, no, dei riti della Settimana Santa. Siccome ogni comune è caratterizzato comunque sia dalle processioni, no? Benissimo, va bene. Andiamo. Quindi lo può dettare? E subito dopo feste patronali e processioni collegate ai riti della Settimana Santa. Bene, io saluto anche il nostro direttore che è arrivato. Ciao Aldo, benvenuto. E lascio subito la parola al professore Lopalco, al collega Lopalco. Vabbè, ovviamente anch'io mi accodo al plauso. Finalmente abbiamo portato in porto una legge molto importante. Una riflessione, appunto, che approfittando qui della presenza del dottor Patruno e della consigliera delegata. Secondo me sarebbe importante in questo momento provare a fare un passo successivo e mettere insieme tutti questi pezzi che si stanno creando, cioè a far sistema. E quando io penso alle bande da giro, appunto, non possiamo poi pensare a questa attività culturale staccata da quelli che sono i riti delle feste religiose, staccata da quelle che sono le altre attività che comunque in ogni piccolo comune si svolgono ogni anno, così come per esempio si potrebbe far sistema con altre attività culturali. Proprio ieri si parlava, no, della continua apertura delle biblioteche di comunità. Ecco, per esempio, gli spazi delle biblioteche di comunità, metterli a sistema anche per performance musicali, metterli a sistema per far sì che questi luoghi diventino anche dei luoghi di aggregazione non soltanto di chi vuole leggere o fare la conferenza, ma anche di chi voglia suonare, di chi voglia portare avanti il patrimonio tradizionale, eccetera. Quindi sarebbe bene che la Regione Puglia, che è l'assessorato, diventi in qualche modo un luogo di aggregazione
per censire tutte queste attività e fare in modo che si fertilizzino le une con le altre, insomma. Grazie. Prego, consigliere Doce. Grazie Presidente. Naturalmente, come ha detto già anche il professor Lopalco, io mi accodo a tutte quelle che sono state le vostre, i vostri pensieri su quello che è stato, diciamo, realizzato in questa commissione con il lavoro di tutti quanti, e soprattutto aggiungendo questi emendamenti, tra cui quello anche di allargare l'inclusione cambiando il nome da bande da giro a bande della tradizione pugliese, secondo me è un risultato importante, anche perché era quello che ci veniva chiesto da parte di tutti gli attori chiamati in causa, e oggi credo che si sia arrivato anche ad una, diciamo, soddisfazione da parte loro, che inizialmente c'era molto, diciamo, molta criticità proprio tra questo nome, tra bande da giro e bande della tradizione pugliese. Io mi auguro che si possa iniziare un percorso di tutela, e soprattutto oggi la Regione Puglia naturalmente ha una sua identità proprio per quelle che sono le tradizioni culturali. Settimana scorsa sono stato presente anche ad una manifestazione organizzata da alcune associazioni pro loco sul territorio, le quali hanno manifestato questa, diciamo, quasi abbandono delle tradizioni. Secondo me oggi quello su cui dobbiamo puntare maggiormente, sempre in un'ottica di sviluppo turistico della nostra regione, è cercare proprio di tutelarle, anche perché si sta creando una fase di, diciamo, un buco, un vuoto da parte delle nuove generazioni, che tende a non diciamo, enfatizzare più quelle che sono le nostre tradizioni, appunto, che ci identificano sotto vari aspetti, che non vanno solo, diciamo, in una determinata direzione, ma si spazia dall'enogastronomia alle tradizioni, diciamo, immateriali, nonché lo sforzo che è stato fatto anche dal Dipartimento su quello che è il riconoscimento del registro sulle tradizioni immateriali. Io colgo l'occasione, voglio dire, dalla presenza della consigliera delegata, del direttore del Dipartimento, che sono costantemente al lavoro, di continuare in questa direzione, tenendo conto di quelle che sono tutte le nostre realtà territoriali. Mi auguro e vorrò portare all'attenzione ancora una volta di una tradizione che vive proprio nel mio paese, che è quella della tradizione della battaglia dell'Ansegna, sul quale si sta lavorando al fine anche di riconoscerla come un bene immateriale storica, e credo che su tutte queste piccole realtà che si creano in ogni paese non se ne debba tralasciare nessuno, proprio per mantenere la nostra identità. Da ultimo annuncio quello che è stato fatto anche dall'Associazione Pro Loco di Ostuni, quale il presidente Mimmo Greco ha cercato di tutelare anche l'idioma, cioè oggi parlare i nostri dialetti non deve, diciamo, essere tralasciato, ma è un qualcosa che ci identifica, perché nel tempo si stanno cambiando le pronunce e tante volte si va ad italianizzare, ma quello anche della lingua secondo me è una cosa importante. Ho colto l'occasione, in quanto siamo in questa commissione e il tema appunto delle tradizioni era legato anche a tutti questi aspetti. Ringrazio tutti, ringrazio il Presidente, e spero che chiuderemo oggi con questa bellissima legge. Grazie. Grazie al collega. Io volevo dire che sono praticamente osservante questo. Si legge anche posto. Prego. Collega Cilento, prego. E ovviamente condivido appieno ciò che è stato detto dai colleghi. Aggiungo solo una riflessione per rendere anche l'aspetto di questa legge in maniera intersettoriale con tutti gli altri dipartimenti. Sono leggi che aprono a quella che è l'educazione alla bellezza, e credo che sia un tassello importante anche nell'ottica di recuperare quell'aspetto di cui stiamo parlando molto nella Commissione Studio e Legalità, perché sono quei tasselli fondamentali per recuperare le giovani generazioni e saperli educare
al bello di ciò che rappresenta il nostro territorio. Credo che questo sia un filo conduttore che ci vede in maniera di interscambio con tutte le altre realtà e commissioni. Grazie. Altri interventi? Prego, collega Caroli. No, tanto grazie per la seconda volta che intervengo. Io approfitto della presenza della consigliera e del direttore, che visto che è stato portato avanti questo lavoro proficuo, e credetemi, sono felice di aver ridato dignità alle associazioni, ai maestri, agli orchestrali, che spesso venivano davvero trattati in maniera, e tu lo sai meglio di me. Quindi, sulla scorta di questo, io chiedo ora che, non appena approvata la legge, tutti gli atti conseguenziali possano essere poi portati avanti in maniera più veloce possibile, di modo che il prima possibile le bande possano utilizzare queste risorse e quindi riqualificare e offrire un nuovo di servizi agli orchestrali stessi, ai bandisti, come li vogliamo definire, di modo che davvero si possa immediatamente alzare il livello della qualità dei servizi offerti a questi poverini che spesso venivano trattati in maniera veramente indicibile. Grazie e grazie a tutti per il lavoro svolto. Grazie collega Caroli. Se non ci sono altri interventi, io darei la parola al direttore, in modo che diciamo possa fare... Chiudiamo, visto che c'era l'educazione alla bellezza, come ci ricordava la consigliera Cilento, lasciamo la parola al direttore. Non sono la persona giusta, diciamo, da questo punto di vista. Buongiorno, io no, vorrei semplicemente associarmi ai ringraziamenti alla Commissione, al Presidente, ai membri della Commissione, perché questo è un risultato veramente importante ed è importante non solo in sé, perché stiamo valorizzando una istituzione fondamentale del sistema culturale identitario pugliese, ma anche per il metodo. Voglio riprendere quello che diceva il professor Lopalco. L'aver inserito questa norma all'interno dell'inventario del patrimonio culturale immateriale va esattamente nella direzione di fare sistema, ed è il primo elemento del sistema culturale pugliese che entra nel patrimonio culturale immateriale, che ovviamente è una premessa anche per poter poi candidare gli elementi del patrimonio culturale immateriale regionale a patrimonio dell'umanità. È capitato in tante altre occasioni e io mi auguro capiterà anche su questo. Voglio aggiungere due, diciamo, notizie, perché sulla base delle audizioni che sono state condotte con gli operatori, le associazioni di categoria che ricordate chiedevano un momento celebrativo, il momento nel quale la legge sarà formalmente licenziata dal Consiglio, con la consigliera Di Bari avevamo rappresentato questa cosa al Presidente Emiliano, il quale ha scritto al Maestro Muti aggiornandolo rispetto al lavoro che la Commissione sta facendo e chiedendogli se voglio essere, come dire, partecipe del momento in cui questo procedimento legislativo si completerà per, visto la sua attenzione al tema delle bande, celebrarlo insieme a noi, ai nostri maestri di banda, alle nostre bande, realizzando un momento concertistico da lui diretto con le migliori espressioni del sistema bandistico. Da questo punto di vista abbiamo anche provveduto ad accantonare le risorse necessarie perché questo possa accadere, quindi non appena il Consiglio avrà approvato la legge potremo concordare un momento nel quale, come dire, dopo tanto lavoro così proficuo celebreremo anche questo momento. Ovviamente non è semplicemente una questione celebrativa, voglio anche aggiungere che rispetto all'inventario, nell'ambito dell'ecosistema digitale, turismo e cultura, quello che oggi si chiama DMS, Digital Management System, è già stato strutturato una porzione che sarà il vero e proprio registro, l'inventario, all'interno del quale vi saranno una serie di sezioni digitali in cui sulla base dei requisiti che la legge ha fissato noi andremo a, questo sarà il primo passaggio consigliere Caroli, andremo a selezionare sul territorio, sulla base innanzitutto dei requisiti di storicità, le bande di tradizione pugliese e le andremo ad inserire in questo registro che sarà, come accade in altre normative regionali, la lista sulla base della quale saranno poi erogati i finanziamenti che la legge ha stanziato. Aggiungo e chiudo, vi ringrazio per questa possibilità,
che questa modalità e questo criterio di costruzione dell'inventario dovremo, e questo richiederà appunto un processo di sistematizzazione, direi anche legislativa, intervenire con le stesse modalità su altri elementi del patrimonio culturale immateriale che sono già disciplinati dalla legge ma che oggi non hanno questo percorso. Penso per esempio al sistema dei fuochi. C'è tutto il tema poi delle settimane sante che veniva citato, che è un altro degli elementi fondamentali, e in prospettiva naturalmente sempre a cavallo poi tra competenze diverse abbiamo il tema delle luminarie, che è un altro elemento fortissimo dal punto di vista della tradizione, ma che sono tutti poi legati in maniera stretta, strettissima al tema delle bande, allo stesso tema delle bande. Aggiungo infine e chiudo che da questo punto di vista, al di là della sistematizzazione normativa, noi abbiamo l'opportunità di razionalizzare il sistema delle fondazioni partecipate da regione sul territorio, perché ve ne sono alcune che questi temi presidiano. Penso per esempio alla Fondazione Focara di Novoli, che è finalmente uscita dalla condizione, diciamo, di commissariamento, che dentro potrebbe presidiare anche dal punto di vista della gestione delle progettualità tutto il sistema dei fuochi come disciplinati dalla legge in materia. E così potremmo andare rispetto al tema delle bande, coinvolgendo le fondazioni regionali che di musica popolare si occupano, eccetera, eccetera. Sempre una logica per la quale non ci sono culture di serie A e culture di serie B, ma questa legge riconosce invece che ogni espressione culturale del sistema della tradizione pugliese ha la medesima dignità. Grazie, grazie davvero a tutti. Grazie direttore, grazie a... non solo per questo, ma perché quando è nata, diciamo, questa norma, noi pensavamo inizialmente a una norma autonoma, cioè fosse proprio una legge, ed è stato, diciamo, il direttore per primo a indicarci anche la strada di incastonarla, diciamo, nella norma quadro invece, e questo ha significato poi tanto e significherà soprattutto tanto, quindi davvero grazie. E condividiamo, lo abbiamo detto prima, diciamo, prima che lei arrivasse, il percorso ancora da fare sulle luminarie, sui fuochi, sulle feste patronali, e quindi, diciamo, questa prima esperienza sia nel modus operandi sia, diciamo, negli ulteriori aspetti ci è servita anche e ci servirà per riprodurla poi su gli ulteriori settori che andremo a toccare. Quindi abbiamo detto già che ci metteremo al lavoro sulla legge sulle feste patronali da subito, perché c'è stata richiesta, diciamo, sia dai colleghi commissari sia dai territori ci viene richiesta, e quindi andremo a riprodurre questo. Siamo contenti, e questo non ce lo nascondiamo anche, che questo stanziamento finanziario vada in aggiunta rispetto ai tanti tagli che ci sono stati sul settore cultura. Almeno questo 1,5 milioni di euro in 3 anni non viene preso dai fondi già a disposizione, ma viene preso, diciamo, da un fondo, invece quello del Consiglio regionale, delle leggi in corso di adozione. Quindi questo significa comunque immettere almeno un minimo rispetto a quello che è stato tagliato, e speriamo, diciamo, che anche la legge sulle feste patronali possa avere un canale di finanziamento autonomo, cioè su quello ci batteremo, e non toglierlo dai fondi già a disposizione, che sappiamo sono veramente limitati rispetto all'attività che poi invece dobbiamo produrre sui territori. Se non ci sono altri interventi, io passerei alla votazione degli emendamenti e poi, diciamo, la votazione finale. Prego. Prego, Presidente Tutor. Grazie, Presidente. Sui fondi, io credo che ci siano i fondi. Si tratta semplicemente di volerli, come dire, appostare. Perché vi dico, colgo l'occasione per, forse non so se ve ne siete accorti, no? Ma credo di sì. Io ho il cattivo, come dire, difetto, la cattiva abitudine di pensare e parlare dalle mie parti a proposito di vernacolo, di dialetto, di vernacolo, si dice vocabirte, senza che non riesco a tenermele le cose. Con la delibera con la quale sono state spese in quella maniera quelle risorse dei 34 milioni di euro del dissesto idrogeologico per altre cose, per tutt'altra cosa, diciamo, per cose molto meno importanti anche di quelle di cui state parlando adesso, non è che sono stati spesi soltanto quelli, poi sono stati messi altri 10 milioni di euro di bilancio, quando a noi qualche settimana prima è stato detto che non c'era un euro in bilancio.
o ricordo male? E ho la ragionevole certezza, e lo vedremo perché poi i fatti, voglio dire, no, che ce ne sono molti altri e che arriverà il momento in cui la Giunta farà la sua brava ancora assestamento di bilancio di altri 20 milioni, 30 milioni. Significa che le risorse ci stanno, sanno già dove sono appostate e a noi ci danno, che ne so, la paghetta della domenica per giocare un anno in consiglio, che ne so, 2 milioni, 3 milioni, quant'è per le leggi. Io onestamente lo dico senza timore né riserve, mi sento mortificato come consigliere regionale. E quindi che il settore cultura sia stato, come dire, maltrattato, perché il termine è quello, beh, dipende pure da noi. Noi siamo, alla fine siamo attori principali, cioè, voglio dire, una cosa la legge ci dà come competenza, che è quella del bilancio. Se non riusciamo a incidere dovremmo interrogarci sul nostro ruolo, probabilmente, no? Perché evidentemente ci accontentiamo dei coriandoli, dico i coriandoli per dire quello, ma invece poi ci sono delle cose, come dire, no, che ci sfuggono completamente. Io mi sento mortificato che da un anno e mezzo, per esempio, che c'è una mia proposta di legge sullo psico-oncologo che muore lì, giace lì e che ritengo, probabilmente, ma questa è una mia visione, forse perché è una mia proposta e avrò un nostro abismo in tal senso, però credo che possa essere assolutamente più importante di molte altre cose che vengono fatte, come sicuramente voi ne avrete presentate mille altre che saranno altrettanto importanti come quella che ho fatto io e forse ancora di più, ma che non vengono prese in considerazione semplicemente perché non vengono messe a disposizione le risorse. Risorse però che non è che non ci stanno, ci stanno. Cioè, se il settore cultura, e mi taccio, deve aspettare le risorse dell'FSC, che non sappiamo se e quando arriveranno, e nel frattempo, quindi è una cultura a tempo determinato la nostra, se vogliamo parafrasare, insomma, un termine molto in voga in questo momento. Io onestamente come consigliere mi sento mortificato e l'ho voluto, come dire a voce alta, perché poi a qualcuno l'ho detto pure personalmente, però a me poi non è che piace dirlo soltanto personalmente. E credo che nessuno si possa arrabbiare se uno esterna il proprio pensiero senza dire cose false o parlare male di uno, semplicemente, insomma, abbiamo pure, insomma, una certa età, ci hanno pure mandato qua mica a fare i cretini, a venire a alzare la mano, perché se io devo venire qua a fare il cretino, a alzare la mano, onestamente, fare 300 km per venire a alzare la mano a 60 anni mi pare, insomma, un'aspirazione. Se qualcuno pensa che questo è il nostro ruolo, il mio ruolo, il mio non lo è, di sicuro conosco voi e sono certo che altrettanto pensate, sta a noi volere e poter incidere. Scusate la mia riflessione, però. Grazie Presidente Tudor, no, riflessione, diciamo, che condividiamo. Quindi ne abbiamo. Prego, collega Caroli. No, mi fa piacere che il Presidente Tutor è sempre attento, ma noi abbiamo cercato in tutti i modi di venire incontro a quello che era il grido di dolore che proveniva dal Dipartimento. Abbiamo presentato degli emendamenti, sia io che la consigliera, ma perché abbiamo compreso quanto fosse, potesse essere difficile poi gestire un Dipartimento così importante senza le risorse. Poi alla fine, caro Presidente Tutor, è una volontà ben precisa di gestione del bilancio regionale rispetto alle nostre reiterate, più volte presentate richieste di andare a rimpinguare quello che era il capitolo, ci è stato detto fermamente no, e più di questo non potevamo fare. Sono convinto che mai come in questo momento, ove dove fosse possibile, magari in un assestamento sarebbe quanto mai necessario intervenire rispetto a quello che non è stato fatto in precedente, perché farli lavorare senza risorse ritengo che sia veramente complesso e difficile per loro, e si vada a squilibrare quella che è la visione che loro hanno per il 2023. Forse approfittiamo perché abbiamo, non lo dico
È chiaro che non può andare avanti così, secondo me, e insisto su questo punto, dipende semplicemente da noi, perché io mi sentirei ancora più offeso e preso proprio a calci nei denti se dovesse arrivare a novembre un'altra assestamento di bilancio di 30 milioni, di 20 milioni, come è stato negli anni scorsi. Cioè, dopo un po', anche io che non ho un quoziente intellettivo superiore alla media, le capisco le cose. Se ci sono arrivato io, immagino che ci siete arrivati pure voi. Quindi, semplicemente dire, scusate, ma io qua secondo voi che facevo? La gestione del dipartimento è come la gestione di un'impresa, caro Presidente Tutolo, senza risorse la riesce a gestire per un paio di mesi, ma poi diventa complesso. Quindi o gli diamo una linea di credito, o non credo che possano fare i cartomanzi, gli diamo la possibilità di poter utilizzare la linea di credito, magari firmiamo noi ad avallo, possiamo firmare noi con una firma di garanzia e andiamo a utilizzare una linea di credito. Ci sono altri interventi o possiamo passare, diciamo, io cerco di non parlare di bilancio perché non l'ho neanche votato, quindi non mi mettete in difficoltà. Quindi, se non ci sono altri interventi procediamo con gli emendamenti. Sul passaggio che avete fatto chiaramente non mi esimo dall'esprimermi, è una questione condivisa sia sul settore cultura sia su altre questioni che abbiamo affrontato in sede di bilancio, ed è chiaro che quello che diceva il Presidente Tutolo, il fatto che noi stiamo lì, è una delle poche funzioni che abbiamo, è quella di approvare il bilancio e quindi incidere su quella norma, è quello che ci compete, e quella mortificazione c'è stata perché insieme alle cose buone fatte altre non le abbiamo fatte bene, e poi si vota una legge nel complesso e quindi l'approvi comunque. Però è chiaro che forse il lavoro debba essere ancora più ostinato rispetto a quello che forse abbiamo fatto fino ad adesso, e quindi è un monito anche per il futuro a lavorare diversamente, quindi pienamente d'accordo, Presidente Tutolo. Se non ci sono, prego, consigliere Pagliaro. Questo, solo su questo, va bene, non è dirti approvo appieno l'iter che si è portato avanti nell'approvazione di questa legge, condividiamo tutto, no? Anch'io voglio dire qualcosa a proposito dei fondi, no? Cioè, probabilmente non tutti sanno che noi non abbiamo a disposizione neanche un centesimo per le leggi in itinere, tutto il lavoro che andremo a fare nei prossimi mesi. Cioè, il Consiglio è completamente svuotato di competenza. È una questione seria che ho affrontato la scorsa volta con il Presidente del Consiglio e anche con l'assessore al bilancio, però io penso che sia necessario, ecco, fare un'azione molto forte, perché viene meno proprio sei mortificato, io sono totalmente depresso in questo senso, no? Abbiamo delle leggi che sono anche all'ordine del giorno, ma che sappiamo perfettamente che non potranno avere la luce, non c'è copertura. Ma fondamentalmente anche nel bilancio delle leggi in itinere di quest'anno non c'è un centesimo, perché i soldi dello scorso bilancio sono stati appostati su un elenco di leggi degli anni precedenti, quindi è veramente, come dire, quasi inutile il nostro lavoro, la nostra attività. Questo è un po' deprimente, sinceramente, quasi. Presidente, senza quasi. E quindi su questa cosa, magari, se possiamo incidere in qualche maniera sugli organi competenti, sarebbe opportuna un'azione forte. Bene, adesso però, diciamo, passiamo dal momento quasi deprimente, passiamo, diciamo, alle cose buone, almeno oggi è un giorno di festa, come abbiamo detto prima, quindi risolleviamoci un attimo, diciamo, questa è una discussione. No, diciamo, c'è una sensibilità, almeno questo, diciamo, forte su questi temi, e quindi questo ci spinge. E poi anche i funerali vanno. E le bande vanno anche. Di solito va allo spezzone, no? Memento mori. Allora, passiamo a votare gli emendamenti. Il primo è l'emendamento modificativo dell'articolo 3, che avete, diciamo, già letto e condiviso perché è stato firmato da tutti, quindi se ritenete non darei, diciamo, nuovamente lettura, ma passiamo alla votazione. Se siamo tutti favori, ci sono contrari, astenuti, no, quindi all'unanimità. Emendamento modificativo dell'articolo 3, sempre questo l'abbiamo firmato tutti, come sopra, se va bene, quindi all'unanimità. Sempre l'articolo 3, questo è quello su articolo 24 quadro contributi, ok, anche questo firmato da tutti. Votazione va bene all'unanimità,
non faccio diciamo l'appello nominale, sennò... La norma finanziaria, qui diciamo sulla norma finanziaria chiaramente rispetto al referto che ci hanno inviato abbiamo fatto una divisione su diverse missioni, programma e titoli, perché 350 stanno sulla missione 5 programma 2 titolo 1, 50.000 sulla missione 5 programma 2 titolo 2 spese di investimento per beni immateriali e missione 5 programma 1 titolo 2 100.000 euro, quindi abbiamo solo diciamo, spacchettato l'importo. Norma finanziaria, contrari, astenuti, all'unanimità. E l'ultimo è l'emendamento sostitutivo, giusto dottoressa, gli articoli 1, 2 e 3. Abbiamo invertito l'ordine perché prima vanno votati gli emendamenti che aggiungono degli articoli e poi alla fine viene modificato il titolo e aggiunti i capi, perché nel caso in cui non dovesse passare l'aggiunta di un articolo non si può più modificare il titolo e il capo, tutto qui, cioè, è solo stilistico. Perfetto, anche su questo contrari, astenuti, tutti favorevoli. Adesso la norma così come emendata, giusto? Su questo dobbiamo fare l'appello nominale o va bene anche così? Va bene così. Contrari, astenuti, quindi la norma è stata approvata all'unanimità. Auguri a noi e buon lavoro ancora. Grazie a tutti per oggi, per la partecipazione e anche per il lavoro che andremo a fare anche successivamente, perché è solo l'inizio. Grazie ancora.